presenti, signor Presidente del Consiglio, un ringraziamento particolare al Presidente di Assolombarda Gianfelice Rocca per l'invito. Assolombarda è un partner di assoluto rilievo per l'azione della Regione Lombardia. Sono tanti i progetti e le azioni condivise tra la Regione e Assolombarda, dal codice di pagamenti responsabili, iniziativa di Assolombarda, a cui la Regione ha subito aderito, riducendo i termini di pagamento, quelli della Regione, di media ai propri fornitori a 25 giorni, 25 non 250, fino alle iniziative della Regione su innovazione e ricerca. Ma è sui temi della formazione e del lavoro che la collaborazione tra la Regione e Assolombarda, tutta la Confindustria Lombardia, sta dando frutti davvero importanti. Studiare in azienda e lavorare a scuola è il titolo di questo libro appena uscito, curato dal professor Stefano Cianciotta. Un titolo apparentemente contraddittorio, studiare in azienda e lavorare a scuola, ma che bene illustra la qualità del modello lombardo di politiche attive del lavoro, in particolare l'attuazione dell'iniziativa europea Garanzia Giovani, il sistema di alternanza scuola-lavoro, definita Best Practice Europea dall'European Policy Center e riconosciuta qualche giorno fa come benchmark dalla Commissione Europea, l'iniziativa, il modello lombardo. Ringrazio il Presidente Rocca che ha voluto fare la prefazione al libro con parole davvero incoraggianti. Nel corso degli anni, scrive il Presidente, gli interventi della Regione hanno consolidato un vero e proprio modello lombardo, incentrato su una fattiva collaborazione tra il sistema formativo e le aziende. Da ultimo, la legge 30 del 2015, promossa dall'assessore Aprea, anticipa i provvedimenti della buona scuola in Lombardia e implementa un sistema duale che valorizza l'apprendistato di primo livello e concretizza le esperienze di alternanza studio-lavoro, sul quale come Assolombarda ci siamo impegnati con diverse iniziative. Grazie Presidente Rocca per queste parole di apprezzamento che ci incoraggiano a proseguire con determinazione su questi temi così importanti. Caro Presidente Renzi, tenga conto delle innovazioni e delle buone pratiche che il territorio lombardo sa sviluppare. La mettiamo a disposizione del suo governo, gratis, senza chiederne anche le royalties. Accanto alle politiche attive del lavoro, in Lombardia siamo molto attenti a favorire gli investimenti in ricerca e innovazione. Anche qui la Regione intende fare la sua parte, con la concretezza che le è abituale. Nei prossimi anni investiremo oltre 1 miliardo per finanziare le imprese lombarde. Nella stesura dei bandi staremo anche attenti a introdurre ulteriori elementi di semplificazione, cosa davvero importante. Ad esempio, niente più obbligo della fideiussione e una rendicontazione più facile. Per dare attuazione a questo impegno, il Consiglio regionale approverà entro fine novembre la nuova legge Lombardia e ricerca, con strumenti che prevedono agevolazioni fiscali per le imprese, percorsi di formazione, progetti sperimentali per il trasferimento tecnologico dalla ricerca all'applicazione. Noi ci metteremo al massimo, caro Presidente, per fare della Lombardia una regione ancora più virtuosa e competitiva. E siamo certi che con lei, signor Presidente del Consiglio, con il suo governo, potremo collaborare con reciproca soddisfazione. E già che ci siamo, colgo al volo l'occasione, in conclusione. Pochi giorni fa, come ha detto il Sindaco Sala, lei ha sottoscritto il patto per Milano con una dotazione annunciata di 2,5 miliardi. Benissimo, ottima iniziativa. È giusto investire sullo sviluppo di Milano, perché Milan è in Gran Milano, poi glielo traduco, ma il resto della Lombardia, no, non c'è bisogno di traduzione, ma il Milano è in Gran Milano, ma il resto della Lombardia non è da meno. Città e territori operosi e pieni di progetti per lo sviluppo che attendono di essere considerati.
Mi aspetto quindi che al patto per Milano possa presto seguire la sottoscrizione del patto per la Lombardia, naturalmente con una dotazione finanziaria proporzionale. Ora, facendo un po' i conti, se il patto per Milano 2,5 miliardi, diciamo che non è la città di Milano che vorrebbe dire 20 miliardi, è la città metropolitana, e il patto per la Lombardia ci accontenteremo quindi di 10 miliardi. Grazie signor Presidente, buon lavoro a tutti.